Buongiorno. Dunque, di cosa parlerò oggi? Non ne ho la più pallida idea. Vediamo. Penso che la rete sia il serbatoio più importante in questo momento per fare del sarcasmo e della satira senza neanche fare troppa fatica. La rete è piena, in particolare YouTube, di guru, di professori, di sessuologi, di psicologi, di psicanalisti, di persone che vi dicono come si deve vivere. Ad esempio, parliamo dei sessuologi, o delle sessuologhe, in questo caso non me ne vogliono le donne, parlerò delle sessuologhe. Mi sono imbattuto in alcune sessuologhe che, dicevo, facevano alcune considerazioni sulla grandezza del pene dell'uomo, partendo dall'assunto, cioè l'hanno presa alla lontana, cioè da Adamo ed Eva, tipo, considerate che, dicevano così, considerate che a noi donne, se ci fate innamorare, anche se avete le mani sudaticce, siete calvo e avete la pancia, tutto il resto passa in secondo ordine. Per arrivare a dire che cosa? Che cos'è che non passa in secondo ordine? Però, diceva una di queste sessuologhe dell'ultima ora, però io vi dirò la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. A noi donne piace il pene grosso, capito? Prima dice, che ne so, anche se avete le mani sudaticce, siete calvi e avete la pancia, se ci fate innamorare per noi sarete come Raul Bova. Una di queste ha detto, no? Praticamente più che una psicologa, un illusionista. E andando avanti con delle considerazioni, però alla fine a noi donne ci piace il pene grosso, perché diceva la predetta che sostanzialmente la questione del pene grosso è una cosa istintiva che risale a molti anni fa, cioè al Paleolitico. Cioè, mi viene in mente la scena di Mediterraneo, no? Il film di Salvatores, in cui il sergente Lorusso, interpretato dal magistrale Abbatantuono, riferendosi all'omosessualità dei greci, dice, erano cose che succedevano decine e decine di anni fa, no? Praticamente manco sapeva datarli, decine e decine di anni fa, così dicono queste sessuologhe in rete. Molti anni fa, cioè nel Paleolitico, stiamo parlando di migliaia di anni fa. Nel Paleolitico che cosa succedeva? Gli uomini erano sottoposti a una più radicale selezione della specie, dovevano combattere con i dinosauri, dovevano combattere con i mammut, per cui avere il pene grosso era simbolo di virilità. Ora, collegare il combattimento con i dinosauri o i mammut ad avere il pene grosso è sinceramente un discorso, scusate l'espressione, del cazzo, cioè che c'entra? Cioè, uno poteva avere anche il pene piccolo, fino ad affermare che il pene grosso indicava la possibilità di avere una quantità di sperma maggiore e quindi di ingravidare, questi sono i termini usati meravigliosi della lingua italiana, ingravidare più donne possibile e perpetuare la specie. Penso che si stesse parlando del Neanderthal, anche se non si è molto capito. Quindi ho appreso da queste psicologhe, sessuologhe in rete che lo sperma non sta nei testicoli, sta nel pene. Così sembra. C'è sempre da imparare nella vita. Andando avanti nel ragionamento, la suddetta e le suddette, i video sono molto simili, ne ho visti alcuni, perché siccome in televisione ci sono solo talk show politici che fanno solo girare i coglioni, almeno in rete mi faccio due risate. E
si danno così dei consigli per ingrandire il pene, no? Perché diceva una di queste, sin dai tempi della regina di Borgia, poi non so se si diceva regina di Borgia o regina Borgia, insomma, pare che esistessero degli attrezzi per allungare il pene, ma invitano a diffidare dell'uso del Viagra e del Cialis per l'allungamento del pene, perché molti sembra che lo utilizzino per questo scopo, diceva una di queste, perché questi farmaci agiscono sui corpi cavernosi favorendo il flusso sanguigno, ma non agiscono assolutamente sull'allungamento del pene. Ora, che io viva in un paese in cui ci sono persone che pensano che prendendo il Cialis e il Viagra gli si allunga il pene, è molto preoccupante. Significa che c'è un grado di conoscenza di questi problemi della sessualità in generale a livello proprio di asilo Mariuccia. Cioè, andando avanti nel ragionamento, si continua a dare dei consigli. Uno che mi ha particolarmente colpito è: quando voi maschietti vi mettete i pantaloni, dovete scrollarli, capito? Perché sembra che questo movimento di prima di mettersi i pantaloni, dovete scrollare i testicoli, questo movimento di prima di mettersi i pantaloni scrollando i testicoli favorisca la circolazione sanguigna e migliori l'afflusso di sangue al pene, sembra che insomma migliori anche in centimetri. Infatti, ora mi spiego il motivo per cui negli spogliatoi del lavoro è pieno di gente che si scrolla i pantaloni, insomma, probabilmente i problemi della misura peniena è molto diffuso. E altre questioni, per esempio l'uso degli anelli da infilare sotto i testicoli, che sembra facciano sembrare il pene più lungo del dovuto, no? Che ne so, sono andato a casa di un paio di miei amici e ho notato che non avevano le tende, perché le tende si attaccano ad un bastone in alto usando degli anelli, avevano finito gli anelli, e quindi ho avuto il sospetto, dopo aver visto quei video, che anche loro avessero qualche problema penieno. Poi si va avanti con la distinzione tra macropenia e micropenia. La micropenia, ragazzi, viene ridicolizzata anche da questi sessuologi che dovrebbero in un certo senso incoraggiare le persone che hanno meno dotate. Dice che si possono fare degli interventi chirurgici mirati, e lo credo, cioè con quel pene minuscolo devi prendere la mira, scusa, anche l'uso dei termini è meraviglioso che fanno queste persone laureate. E andando avanti così fino alla chiosa finale meravigliosa, dice: se dopo tutti questi accorgimenti, la chirurgia, un altro mi stava sfuggendo, questo è importantissimo, sembra che a migliorare le misure del pene ci sia l'aspetto della masturbazione. Vi dovete masturbare continuamente, diceva una di queste, perché ci sono degli esercizi, pare di un certo Kegel, cioè pensate un po', ci sono delle persone che si sono maciullate il cervello a furia di pensare come aumentare le misure del pene, e lo facevano segandosi tutto il tempo. Cioè, pensa, uno sta in posta, sta ricevendo un vaglia e sta così con la mano sotto, oppure sta cucinando, non lo so, il soffritto così sul fuoco, e con una mano tiene la padella e con l'altra tiene l'altro manico, diciamo, di pelle. Ragazzi, è fantastico, cioè questa veramente è comicità involontaria, io adoro. La chiosa comunque di tutti questi video, che dovrebbe essere consolatoria, qual è? È molto semplice: se tutti questi accorgimenti non vi fanno migliorare le misure del pene, cari maschietti, dovete puntare sull'autoironia, perché è risaputo che alle donne
piace l'uomo che fa ridere. Ho capito, però è un po' ambigua come frase. Non è che alle donne piace l'uomo che fa ridere, però un po' meno piace l'uomo che fa ridere a letto, perché cara mia, quando tu ti spogli e vedi che c'hai un transistor là sotto, sì, magari funzionerà sempre come nella barzelletta di Pierino, però qualche perplessità penso che alle donne venga. Detto questo, io invece credo che le donne intelligenti due risate davanti a questi video se li facciano, no? Anche perché, parliamoci chiaro, chiusiamo noi a nostra volta, chiudendo in bellezza questo video prima di recarmi al lavoro, noi, come dire, quando sentiamo queste affermazioni, se avete le mani sudaticce, se siete calvi e avete la pancia, basta farci innamorare a noi donne che vi consideriamo Raul Bova, allora hai dimenticato e avete dimenticato, care mie, se sei calvo, hai la pancia, le mani sudaticce, se ce l'hai tutte e tre, ma hai una buona American Express, stai a posto per tutta la vita. Buona giornata.